Boom 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 92.000 con Viva DJ, solo su Radio Nostalgia. Grazie a Francesco per aver azionato la macchina del tempo. Abbiamo dato il via ufficialmente a Boom Boom Boom, ma stasera abbiamo un super ospite. Non so nemmeno come presentarlo, se come DJ, produttore. Comunque è un gran personaggio della notte e ha intervistato tutti e intervista tutti nel suo programma. Signore, signori, ragazzacci e ragazzacce, arriva con noi qui su Nostalgia DJ Marietto. Ciao bello! Beh, bello, bello un po', beh, si fa per dire, il tipo. No, viva, grazie, ovviamente salutiamo subito chi devo, cioè tutti coloro che ci stanno guardando, ascoltando, replicando, registrando, podcastando, tutto quanto. Però ancora prima di iniziare, io direi che vi faccio un piccolo regalo, cioè... facciamo il take, no? Figata, grazie. Bellissimo. Adesso possiamo iniziare ufficialmente tutto quello che vuoi, vai. No, la mia difficoltà è una sola, perché te sei abituato, no, sei abituato, è il tuo mestiere, intervisti tutti i giorni DJ e comunque gente del settore. Meglio, certo, di me, certo, sì. hai il polso della situazione del mondo della notte, perché davvero tutti i giorni su One Dance col tuo Dizzy Stop che hai dietro il super logo. In effetti siete nel Dizzy Slab, ufficialmente siete nel Dizzy Slab, che è la casa madre di Dizzy Stop, no? Dove da qui partono un po' tutte le idee, sia per il programma radiofonico, ma anche per tutto quello che poi andremo a raccontare. Però in effetti siamo qua, però il programma, come dici tu, in effetti va in diretta ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì alle 15 su One Dance. E hai intervistato e stai intervistando veramente tutti, quindi te hai veramente il polso della situazione, di quello che è il mondo della notte, anche se siamo fermi. Però insomma, la domanda che faccio di solito al termine ai miei ospiti te la faccio subito all'inizio. Cominciamo dall'ultima domanda, ok? Qual è la tua sensazione? Quando ripartiremo? Come ripartiremo? Qual è insomma la tua prospettiva, diciamo? Qual è? Dici, allora, racconta. Ormai anche in un'ultima intervista che ho fatto, ho rilasciato per aladiscoteca.com, ho detto la mia reale percezione. Da quello che sto potendo un po' capire, sarà sicuramente graduale ripartire, e io penso dalla primavera 2021, quindi diciamo aprile pian piano riprenderemo, ma dovremo essere bravi noi, sia del mondo della notte, ma soprattutto tutti gli imprenditori che lavorano all'interno di queste strutture, ovviamente ristoranti, alberghi, discoteche, tutto quello che riguarda il divertimento e non solo, anche l'intrattenimento, essere bravi a far riprendere fiducia a tutta quella parte di gente, di persone che comunque magari prima normalmente veniva, no? Nelle varie situazioni musicali e non, anche di eventi sportivi o anche eventi di altro genere, a farli riprendere un po' la fiducia nell'aggregazione. Perché tu prima hai detto, non so come chiamarlo, se chiamarlo DJ, produttore, tu mi puoi tranquillamente chiamare aggregatore, perché io continuo a professare il motto dell'aggregazione. Unendosi sicuramente si possono creare talmente tante cose belle, anche se poi spesso per creare delle cose ci deve essere un leader, no? Che deve dare delle direttive per poi lavorare bene e far arrivare tutto il gruppo all'obiettivo. E quindi secondo me sarà difficile quello, ma nel momento in cui la gente avrà ripreso confidenza, fiducia nel poter fare, perché quella è la cosa fondamentale, per fare, perché adesso ci siamo quasi abituati a stare in casa, lavorare in casa, ballare in casa, addirittura vedo gente che balla in casa da sola, così tanto per ricordarsi cosa si faceva, no? Una volta, cucinare in casa, quindi la ristorazione è diventata una roba da casa, e quindi visto che abbiamo imparato, tra virgolette, a vivere in casa qualunque fascia della giornata, adesso dovremo imparare a vivere all'esterno della casa. Questa è la cosa fondamentale, quindi sarà molto importante fare, che poi non è, e secondo me per una fascia d'età dai 25 ai 30 in su, far venire questa fiducia,
Per i ragazzini no, non gli frega nulla, i ragazzini sono dei treni, vanno avanti, non hanno paura di queste cose, capito? Allora, io devo essere sincero, ti conoscevo sotto una versione più discotecara, sì. E questo lockdown mi è servito anche per scoprirti come speaker, come anche influencer, sì. Perché è uscita ultimamente una classifica di influencer del settore. Ah, addirittura, non lo sapevo. Te lo dico io, sei all'interno di questa classifica di influencer del settore. Quindi io vorrei capire cosa influenzo, però va bene, poi lo capiamo. Marietto, tutte le tue, diciamo, tutti i tuoi mestieri, tutto quello che fai, comunque dai un'impronta, quindi è da lì che nasce il discorso dell'influenza. Mi fa piacere che qualcosa possa rimanere, almeno questo, dai. No, insomma, hai saputo rimodulare quello che è il tuo primo lavoro, che è quello di fare DJ, insomma. Sì, ora, non ti nascondo che manca tantissimo, perché io vengo dalla console dal 1992, quando ho preso il primo vinile, e adesso mi manca tantissimo, cioè, tant'è che il fatto di andare in diretta in onda da Lollapalooza, che è in Corso Como, che è il locale dove io tra l'altro sono anche resident lì, un po' mi fa venire anche un po' un certo magone, no? Perché vedere il locale chiuso con la console spenta, però dall'altra parte andiamo in diretta passando musica dance da ballo, c'è un po' una contrapposizione che uno dice vabbè, però cerchiamo di andare avanti, dobbiamo continuare. Meno male, devo dire la verità, che c'è Dizzy Stop, che c'è la radio, perché mi dà lo stimolo di informarmi sempre sulla musica, guardare sempre le nuove tendenze. Io tipo ricevo, ma credo anche tu, ma come tutti coloro che lavorano in radio, riceviamo demo e promo in quantità industriale durante la settimana, no? Io mi auguro vivamente che quelli che lavorano nella musica continuino a farlo, perché è facile dire ok, tanto non devo suonare, che me ne frega a me di quello che sta uscendo adesso. Invece no, perché è fondamentale continuare almeno a capire quali sono le tendenze musicali che stanno uscendo, per poi quando si ripartirà capire come far ballare queste persone e non tornare al 2019, almeno questo, capito? Mi hai appena bruciato due domande. La prima era quella, pensa un attimo, pensa per un attimo, DJ Marietto. Ma c'è da parlare, c'è da parlare. Pensa per un attimo, DJ Marietto senza la radio, cosa sarebbe oggi? Non ci voglio pensare, come Biva senza la radio. Cioè, se ci avessero tolto anche la radio, saremmo stati allora, nominati, perché... No, ti dico la verità, a me è successo, il primo lockdown, quello di marzo, con la struttura con cui collaboravamo, cioè il Mi 60 di Piazza del Duomo, abbiamo dovuto bloccare la diretta, ufficialmente la diretta, quindi io sono stato in casa, chiuso 67 giorni senza poter fare la diretta giornaliera. Io sono andato in crisi, anche se mi inventavo qualunque cosa da fare in casa, no? Era fondamentale potersi destreggiare sempre con gli stessi orari, perché secondo me la cosa fondamentale di questo periodo di chiusure, limitazioni, è cercare di rimanere con gli orari ben scanditi, perché sennò la continuità. Bravo, benissimo. La continuità. Poi l'altra cosa che hai detto. Vai, scusami. L'altra cosa che hai detto giusta è quella dell'approccio dei DJ, dei produttori che hanno verso le radio in questo momento. Cioè, in questo momento ci stanno riempiendo di demo. Io spero, ho fatto anche un post in settimana su Facebook, spero che in futuro continuino a, diciamo così, a dare promo e musica alle radio, perché la radio è centrale nell'intrattenimento, non solo nella fase di pandemia, ma insomma speriamo che la radio continui a godere di questo momento. È una domanda bellissima questa, se è una domanda, se invece è una constatazione l'approvo e basta, l'appoggio. Perché vedrai, sempre in questa intervista uscita da pochi giorni fa, io sono stato molto diretto sulla nostra coalizione da DJ / produttori / personaggi del mondo della notte, no? Dove continuo a dire che non siamo per niente uniti, siamo tutti fratelli, amici, bro, però fondamentalmente stringi ognuno guarda il proprio orticello, ok? Questa è la verità.
Per quanto riguarda la musica, io sono contento di questa domanda perché speriamo che continui così e sono contento se continui così, anche se continuerà comunque. Però ovviamente le produzioni adesso stanno uscendo perché tutti i DJ sono fermi dal punto di vista dei live, quindi stancandosi meno nel weekend, negli show da guest o altro, sono chiusi in studio e producono in continuazione, e questo è fondamentale. Però in questo 2020 sicuramente hanno prodotto talmente tanta musica che ne avremo per fino al 2024. Quindi non è quello il problema. No, il problema, le demo arriveranno, i promo arriveranno in continuazione senza non è tanto il problema, è quanto si ricordino della radio anche dopo la pandemia, perché noi ci siamo sempre stati come mass media, no? In questo momento siamo... Il problema dei DJ è che si ricordano della radio o degli organi che ne fanno parte solo quando hanno dei promo. Esatto, okay? È benissimo. E questa è una cosa bruttissima. Io lo vedo ultimamente, perché ultimamente mi sono chiuso anch'io in studio. Ho collaborato prima con Antonio Di Martino, ho collaborato con Zama per questo ultimo progetto che ho fatto. Sto collaborando con Benny Camaro per un'altra produzione che dovrebbe uscire a gennaio, con Gianfranco Cirillo per un'altra produzione per marzo. Il problema è, io lo vedo su di me, io faccio la radio. Sono uno di quelli che non si promuove molto i propri dischi. Io lascio fare alle persone, tanto ti arriva. Quindi io da lì vedo se il disco è stato accettato, ascoltato, anche solo ascoltato, basta. Perché comunque poi il feedback, se me lo vuoi dare, mi fa piacere. Se me lo vuoi dare, problema tuo. Però io dico sempre, se tu mi chiedi un feedback, devi essere pronto a riceverlo. Certo, pur che non sia come, tu, come quello tuo, come quello che tu pensi. Io quando chiedo un feedback, cosa che non faccio mai, perché io sono un permaloso, no, io sono onesto, ho 40 anni, so i miei difetti, i miei pregi. Io non lo chiedo il feedback, io ti mando il disco, se ti piace bene, se non ti piace non è un problema, lo lasci lì, lo puoi cancellare, lo elimini, non è un problema. Se invece ti chiedo il feedback, devi essere pronto a riceverlo. A me quando mi chiedono il feedback, io sono molto diretto. Cioè, ma io sono proprio diretto, per la mia visione. Cioè, se io già nel feedback ti scrivo This is Top, vuol dire che a me piace, basta e avanza. Capito? Allora, poi sei arrivato al play dell'intervista. DJ Marietto come produttore. Bene. Come okay. Produttore sei stato molto prolifico, specialmente a settembre. Ad oggi sono già uscite due release marcate, sì, appunto DJ Marietto. La prima, sì, è Feel Myself, uscita a settembre, sì, e Love Full, uscita in questi giorni praticamente. Tra l'altro ti tengo a precisare, Feel Myself con tre remix che hanno fatto molto bene. C'è stato quello di Axel Cooper, quello di Benny Camaro e quello dei Milk Bar, e probabilmente verso febbraio arriverà un remix a sorpresa di Nicola Fasano. Quindi allora, Feel Myself è stata regolarmente in playlist su Boom 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 fino a questa settimana. Questa settimana sarà sostituita dal No Full, quindi diretto, insomma, quindi sì, così. Bello. Grazie ragazzi. E devo dirti sinceramente, visto che si parla di feedback, non me l'hai chiesto, ma io te lo do lo stesso. Il suono di DJ Marietto è molto internazionale, esce dagli standard italiani, è molto internazionale come suono, quindi tu si apre perché? Anche. Tu dirai perché? No, lo so perché, però dimmelo te. Allora, perché sono sincero, e io il problema mio è che sono troppo sincero e troppo dico pane vino vino quello che penso. Io quando tu mi hai messo il disco nel tuo programma, molto contento, ti ho ringraziato tutto quanto, ma nella programmazione globale delle radio non è passato molto facilmente, perché probabilmente non è un suono o non è un disco che può andar bene per quanto riguarda Feel Myself. Per quanto riguarda Lawful, tra l'altro versione molto bella, particolare, risuonata, ricantata con questa voce fantastica di Amy Simpson, che è una ragazza della New Zealand e vive a Milano, e quindi madrelingua, ci è piaciuto tantissimo collaborare con lei. Siamo stati, diciamo, un'onda
su questo remix totalmente diverso dei Two Colors, che hanno fatto anche loro Lawful. Noi l'avevamo ideata a maggio, poi a giugno ha preso piede, poi io sono partito, sono andato in Salento, l'ho testata, perché in Salento sono riuscito a tornare alla Baia di Porto Cesareo, quindi l'ho testata e vedevo che la gente piaceva anche questo mood diverso, no? Un po' particolare, perché originariamente doveva essere lentissimo, doveva essere 110 bpm. Poi invece siamo saliti, perché io ho detto: ragazzi, mi spiace, ma io sono DJ Parietti e devo suonarla sto disco, dobbiamo salire di BPM, e l'abbiamo portata a 122, quindi è stata una scelta anche legata un po' al mood, sia danzereccio che canterino, no? Perché tu comunque Love te la canti, non c'è niente, ma Love Me te lo canto. Però sapevo un'altra piccola cosa. Oltre a questo gap, diciamo, dei Two Colors, che comunque ha preso bene in Italia e anche sui vari streaming, Spotify, roba varia, è andata abbastanza bene, sapevo che lavorando comunque in una radio è difficile che le altre radio ti possano supportare. E questa è una cosa tipicamente italiana. C'è una trombetta che suona. Sì, ci vogliono tagliare. Ah, ok, allora chiudiamo. È dalla regia che pressano, vedi? Grande, Andrea. Allora, volevo, quindi giustamente ho detto sì, facciamolo, ma cerchiamo di lavorare per il mercato anche internazionale. Tant'è che ve lo svelo qui, abbiamo appena svelato 2 giorni fa, ma ve lo svelo qui, Lawful è stata presa ufficialmente, licenziata per la Toco Recordings, che è un'etichetta, anzi la più grande etichetta asiatica, e quindi da gennaio, forse febbraio, esce per tutto il mondo in, su Toco Recordings. Vedi il suono internazionale che dicevo io? Vedi? Tac! Preso! Abbiamo parlato di DJ Marietto come DJ a 360 gradi, abbiamo parlato delle produzioni, ci ha raccontato Lawful, quindi io lo ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia e direi di dare inizio a Boom Boom Boom, alla parte, diciamo, dance, proprio con il remix di Lawful. Dimmi Mario. Posso dirlo una cosa? Spara! Per tutti i curiosi, per capire cos'è realmente anche This Is Top, perché non è solo un programma radio, esattamente l'11 di dicembre, cioè pochissimo tempo fa, è uscito This Is Top Parfum. Vedi, tutto. Te l'ho detto, sei un influencer, Grazie, allora, Marietto. C'è il cappello, vedi, c'è il mondo. Grazie di cuore. Grazie per questa bellissima chiacchierata. Adesso partiamo con la musica, perché è molto meglio la musica. Grazie a Boom 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 e ovviamente a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia. A presto, ciao. Boom 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 92.000, solo su Radio Nostalgia.